All'ultimo minuto, e non è riferito al fatto che manchino tre giorni alla fine dell'anno, ma proprio all'ultimo minuto, perché la nostra Lucia Cuffaro, buongiorno, ben arrivata, buon sabato. Fino a un attimo fa, quando c'era l'intersigla, stava mettendo a posto per un'atmosfera riciclosa, per un centro tavola trasformista, insomma, per decorare la tavola alla fine dell'anno. Eccoci qua. Allora, di che cosa parliamo oggi? Allora, abbiamo un centro tavola trasformista, perché ci serve per adornare la tavola, ma è anche un regalino per i commensali, ovvero ogni commensale andrà via con uno di questi oggettini che adesso autoprodurremo. Bene, allora da che cosa cominciamo? Innanzitutto, quanta marmellata mangi, Lucia? No, queste sono tutte le signore mie vicine che mi regalano i barattoli, di cui sono molto gelosa. Immagino le assemblee condominiali, è un riciclo. Allora, vai. Iniziamo con la lanterna. Allora, prendiamo un barattolo, mandiamo i bambini oppure riusciamo noi a cogliere un po' di fiori, un po' di foglie, e lo spennelliamo con della colla vinilica mista con un terzo di acqua, in modo tale che sia leggermente più diluita. Abbastanza lenta, insomma. Ecco. Ok, dobbiamo spennellarci tutto la nostra base. Sì. Perfetto. E poi questa asciuga anche abbastanza subito, se ben ricordo. Il mio sport preferito da piccolo era quella di toccarla, mettermela sui polpastrelli e poi scollarla. Sì, era divertentissimo. Allora, una volta che l'abbiamo spennellata, scegliamo le piantine da mettere. Allora, in questo caso, che non abbiamo preso dal terrazzo, dal giardino della signora del piano terra, ovviamente, o da quelli che mettono i vasi davanti alle porte, non si fa. Questa me l'ha presa questo papà questa mattina. Papà, papà, prendimi i fiori, è andato. Mattiniero tuo papà, eh? Sì, sì. Bene. Esatto. Allora, si mettono a decorazione davanti. Tutta è molto una serie semplice. Di... Sì, certo. No, è facilissimo. Scegliamo gli elementi naturali. Possiamo anche fare solo un packaging invece con tutti i ritagli. Certo. Allora, in questo caso dobbiamo utilizzare la carta velina delle scatole delle scarpe o delle camicie da uomo. Che sono arrivate nel frattempo a Natale. Sono arrivate a Natale. Possiamo mettere qualsiasi tipo di fiore, anche di foglia che rimane un pochino bombata, perché una volta che l'avremo appoggiata sopra, basterà semplicemente avvolgere con della carta velina bianca. Eccoci qua. Carta velina la metti, ho capito. Allora, la carta velina mi va a chiudere. Comprime bene. Comprime aderisce. Bene. Devo semplicemente poi rispennellare sopra, perché la colla adesso si vede, ma nel giro di, non so, tipo una giornata intera, una notte, viene assorbita. Sì, viene assorbita, diventa lucida e rende tutto trasparente e brillante, in modo tale che se ci va dell'acqua... Vista l'atmosfera rende tutto più magico. Proseguiamo in questo modo, dobbiamo incollarla bene, poi possiamo fare anche delle decorazioni utilizzando magari delle striscioline di un altro colore. La colla fa anche da coagulante, nel senso che in qualche modo spennellando il rosso si perde, si va a mischiare con il bianco. Questa è la lanterna. Però questa è la lanterna. Scusami, tu hai messo la carta all'interno, poi andrà ritagliata, perché se metto dentro il moccolotto mi brucia, c'è un principio di autocombustione nella lanterna e a Capodanno, insomma... Faccio vedere il risultato finale, di cui sono particolarmente fiera, perché... È vero, è bellissima. Le ho fatte, eccoci qua, questo è il risultato. Poi adesso c'è luce nello studio, per cui... Però eccolo vi qui. Posso garantire che qui... Guardandola è veramente deliziosa, credetemi. I fiori e le foglie appaiono con la lanternina accesa e quindi sarà veramente deliziosa da tenere in casa. Possiamo poi fare anche un cappietto per poterla appendere, come in questo caso, fatta o con la lana oppure con il fil di ferro, quindi meglio con forse quello che abbiamo a meglio casa. Fil di ferro. Senti, ma quando poi il moccolotto brucia, lascia quel contenitore di alluminio, che si fa? Allora, dobbiamo cosa rimuovere... mi diventa nell'universo Cuffaro? Nell'universo Cuffaro va rimossa per bene tutta la cera. Okay. In realtà quando è calda con un fazzolettino sporco la possiamo rimuovere e poi lo gettiamo in quello dell'alluminio e della plastica. Eccoci qua. Perfetto. E lo mettiamo qua, in quello blu. Oh, avevo visto, perché prima, come dire, ho dato una mano giustamente, poi è arrivato il fuori tutti, c'erano dei CD. C'erano dei CD. E ci sono ancora dei CD. Il CD è la nostra base, che può essere anche in questo caso del centrotavola. Si porta via un barattolo con il CD sotto. Beh. Il CD semplicemente è la stessa tecnica, ma in questo caso spennelliamo una parte, diciamo, di queste rosse e avremo dopo una notte intera questo risultato. Perfetto. Quindi molto molto facile. Forse non si vedeva neanche poi nella prima ripresa che era un CD, però sì, sono semplici CD, non utilizzo da tanto poi tempo. Poi abbiamo i barattoli con il preparato
usato per fare i biscotti. Questa è una novità. Biscotti Capodanno. Andiamo, dai, su. Allora, questo possiamo fare così. Allora, per le magari anche i ragazzi che non sono abituati a cucinare, ci possiamo inventare un preparato per biscotti con farina, mettendo tutto ciò che è l'elemento secco, quindi che non è fresco, quindi la farina e ne mettiamo 120 grammi, mettiamo lo zucchero di canna, mai quello bianco perché come tu sai essere molto più lavorato, mettiamo il cioccolato fondente, tutti gli elementi che ci piacciono. Devono poi le persone a cui regaleremo questo bel barattolino per il preparato di biscotti aggiungere semplicemente uova e burro, quindi in questo caso con i dosaggi che stiamo facendo dobbiamo mettere un bigliettino attaccato con scritto due uova, un tuorlo e 40 grammi di burro. Per la serie fatevelo da soli. Mettiamo quindi il cioccolato fondente, aggiungiamo il preparato lievito per far crescere poi un pochino i nostri biscotti e un pochino di scorza di limone. Oh, va da sé che però questo barattolo debba essere aperto nel giro di non molto, vero? Ma no, guarda, sono tutti elementi che possiamo tenere così anche per un mesetto o due, quindi quando le persone limone hanno voglia... Il limone non ossida, no, non è la buccia, buccia, quindi perfetto. Sai, quella si usa pure per fare i preparati, quindi semplicemente lo chiudiamo e avremo poi il nostro prodotto finito, che è molto carino da vedere perché è tutto stratificato, quindi è divertente. Come si fa con la sabbia quando si ritorna dalle vacanze? Sì, sì, il gioco è quello. Possiamo mettere... Si deve fare rubare la sabbia. Possiamo mettere anche chicchi di melograno per dare un tocco di rosso. A proposito del centrotavola, che va da sé sia pensato per i bambini, chi mi conosce sa benissimo che le palle di vetro con la neve dentro sono sempre state la mia passione. Sì. E mi sono sempre, come dire, lambiccato il cervello di come si potessero fare, costruire e realizzare. Finalmente, su un mio suggerimento, Lucia oggi mostrerà. Le palline di Natale, allora, sono il famoso globo, quello di Mary Poppins. Allora, dobbiamo prendere un simpatico barattolino, prendiamo un pupazzetto che abbiamo a casa, natalizio. Poi mi spiegherai la forma dell'antipatico barattolino, perché se questo è un simpatico barattolino sarei curioso. Vabbè, l'antipatico è quello che non ha la forma tondeggiante, che non è adatta alla palla di Natale. Quindi prendiamo tutto ciò che si è rotto a casa, no? Questo si è rotto una pallina, questo era di una torta, questo non lo so, non ci facevo nulla, quindi l'ho portato. E dobbiamo semplicemente incollarlo sul tappo del barattolino. Quindi prendiamo una colla a presa rapida, in questo modo. Mettiamo parecchia colla, ok, in questo modo. Pressiamo, io ti chiederei il favore, scegli la renna o il Babbino Natale? Renna. La renna, mettiamo la renna. Quindi la incolliamo. No, secondo me era meglio il Babbino Natale, che c'ha più... Allora, che me lo chiedi a fare, scusa, Ho capito, ma tu mi fai la scelta sbagliata. Vabbè. Gli uomini devono essere intuitivi, lo sai perfettamente. Ok, adesso, mentre questo si incolla piano piano, noi cosa mettiamo? La neve. Come si fa? La neve, la porporina. Sì. Mettiamo tutta la porporina dentro il barattolo. Però? Aggiungiamo l'acqua. Ah, con l'acqua lo fai? Sì. Io pensavo che fosse qualcosa... No, no, è proprio l'elemento più semplice che abbiamo tutti in casa. I bambini si divertiranno tantissimo a farlo. Allora, mio non so se si questo divertiva si a romperle, per la verità. Guarda, si è già attaccato il Babbino Natale. Speriamo che non cade, se non abbiamo un altro pronto. Speriamo che non cada. E possiamo scuotere e abbiamo la palla con la neve. Quindi abbiamo un altro. Voilà. Eccole qui. E quindi... Ma è acqua normale, non c'è nessun... Allora, Lucia, io ti ringrazio. Velocemente ricordiamo tutti gli ingredienti: per le lanterne, della colla vinilica, del pennello, barattoli di vetro, fogli, rametti, fiori, lenticchie, carta velina, fil di ferro o di lana, CD o DVD, candeline con alluminio del vischio, per i barattoli con il preparato dei biscotti, il barattolo a chiusura ermetica, 120 grammi di farina, altrettanti di zucchero di canna, 120 grammi di cioccolato, fondente grattugiato, un quarto di cucchiaino di lievito in polvere, una scorza di limone grattugiata, vaniglia grattugiata, etichetta con scritto quello che poi servirà per realizzare il tutto. Invece per il globo della neve, colla a presa rapida, pupazzetto, porporina, acqua, barattolo con chiusura ermetica e se volete anche del vischio. Lucia, sei stata meravigliosa e preziosa, ci vediamo nel 2014. Grazie.